Ma direi che piuttosto di lanciare delle molotov o comunque fare delle aggressioni a questi posti dove si prova a ritornare a vivere, di provare a venire a vedere effettivamente le persone come vogliono ritornare alla vita. Non ci sono parole per descrivere un gesto di questo tipo. È vergognoso, è terribile, è drammatico. Non ci sono parole, appunto. Penso che ci siano troppe opinioni riguardo a una cosa che è così importante, su cui non ci dovrebbe essere un'opinione diversa da un'altra. Noi siamo qua per aiutare, chi vuole aiutare è ben accetto, chi non vuole aiutare non ha fiducia in questa cosa, benissimo, ma lasci che le persone che vogliono aiutare possano fare il loro lavoro, anche volontario, ma che il loro impegno quotidiano. Probabilmente le persone che hanno fatto questo gesto non sanno come stanno vivendo le persone in questo momento e probabilmente dovrebbero essere accompagnate a vedere appunto e a sentire queste persone. Io oggi, ad esempio, ho parlato con un signore più anziano che però non poteva essere ancora vaccinato perché aveva 75 anni e mi ha raccontato che ha portato il suo vicino di casa qui al centro vaccinale perché non aveva nessuno e che lo poteva accompagnare, l'ha accompagnato lui e ci ha spiegato il loro rapporto di amicizia che li lega. Quindi queste sono le soddisfazioni di fare questo lavoro, diciamo. Ci vorrebbe più umanità, ecco. I 300 giovani che abbiamo raccolto noi sono, secondo me, la risposta più bella anche a questa situazione. Mi preoccupa, però, credo che si possa vincere anche questa chiusura da parte di alcune persone con una comunicazione più pregnante nella società, delle istituzioni più presenti e un racconto di quello che esce da qua. Ma in questo momento è davvero molto emozionante perché si vedono persone piuttosto anziane che scendono dalla macchina un po' intimorite, non sono proprio sicurissime di quello che stanno facendo. C'è anche chi ha detto: "Ma io sono sempre stato bene." E è bello rincuorarli e vedere che stanno facendo una cosa bella per loro e per noi e che noi stiamo facendo una cosa bella a nostra volta in questo modo. Sei emozionato? Moltissimo, veramente tanto. È emozionante vedere così tante persone, soprattutto gli anziani. Io non ho più nonni, ma pensare a così tanti signori e signore che possono tornare alla vita dopo questo piccolo gesto, questi 15 minuti qua dentro, è davvero emozionante.